Professor Servidio, cos'è la NASH? Beh, la NASH è una evoluzione di una malattia comunissima che si chiama steatosi epatica, da tutti più conosciuta come fegato grasso. Per quasi 20 anni i medici hanno continuato a ripetere che è sufficiente migliorare o alleggerire l'alimentazione per guarire dal fegato grasso. Negli ultimi 10 anni la ricerca ha detto che un gran numero di questi pazienti possono evolvere una malattia infiammatoria vera e propria, appunto la NASH, e alcuni di questi, e purtroppo non sappiamo quali, possono evolvere addirittura a cirrosi epatica e a cancro del fegato. Scoprire la steatosi, monitorare quelli che ce l'hanno, studiare quali sono i meccanismi che da una semplice steatosi portano ad una malattia infiammatoria significa comprendere come drasticamente ridurre l'evento drammatico della NASH nei prossimi anni. Il primo International NASH Day è dedicato quindi proprio alla prevenzione della malattia, quindi il 12 giugno una tavola rotonda ma anche visite gratuite. Assolutamente, gli americani, sempre un po' più avanti sugli aspetti di comunicazione, decidono che ci vuole una giornata mondiale della NASH, innanzitutto per sensibilizzare gente, ma anche istituzioni e ricerca, al problema epidemiologico della NASH. L'Italia partecipa con un solo centro, la Capitanate, l'Università di Foggia, a questo meraviglioso evento. 3 centri pugliesi, Capitanata a Palazzo di Celestini, il Policlinico di Bari e anche a Casarano nel Salento, seguiranno una serie di test gratuiti per comprendere il rischio di sviluppare una steatosi ed una NASH.